Giallo, giallo, voglio nuovo, voglio nuovo. Uno qua e uno qua. Io non c'ho il documento, non so se posso. Matteo, aspetta che non ce la può. Potrebbero incassare passando la prostituzione, si valutano tra le 70 e le 80.000 prostitute in Italia e non pagano le tasse. Invece di passarla a casa, passare la prostituzione mi sembrerebbe più vantaggiosa. A quanto ammonterebbe appunto la cifra? Tra i 3 e i 4 miliardi di euro è stimata, perché ovviamente nessuno ha partita IVA. Questi soldi dove andrebbero? Cosa sarebbero destinati? Faccio un esempio, con 1.200.000.000 di euro si danno gli asili nido pubblici e gratuiti in tutta Italia. E quindi con un quarto di questo incasso tu mandi all'asilo nido gratuitamente tutti i bimbi italiani. Quindi vedete voi se non ne varrebbe la pena. Allora, firma, il giallo. Il giallo, vado io? Facciamone due, se no dammi un altro giallo. Aspetta. Roberto, dimmi se ti vado bene. Come tessera di riconoscimento avrei questa. La cosa del mio. Vabbè, allora aspetta. Guarda un attimo qua, Matteo. Allora, io firmo qua. Vado? Vai, aspetta, qui Baroni qua. Poi prendiamo, tu scrivi quantomeno Roberto Cruciani. Scusami, aspettate un attimo. Cruciani Maroni? Come no? Anzi, bisogna essere cittadini italiani, residenti a Milano. Mi auguro che sia Roma. Come data di nascita a Roma? Questa è una gravata. Nessuno è perfetto, nessuno è perfetto. Però sono milanese da persona, bravo, Salvini! Maroni Cruciani, grazie. Number one, Salvini! Lui ha fatto, so di prendermi gli insulti di tutti, ma io voterò Maroni. Vero? Vero? Grande. Non si potrà fargli il pieno, Io faccio foto. Signore, qui è tutto rosso. Molto bene. No, però io sono un altro colore. E aspetto quando si alza, perché sennò così si fa iniziare la pena. Va bene, fatto? No, con Bobbo, Bobbo. Vabbè, la Fornero si è effettivamente. Non è una mossa di fare questo. No. Non parlare, puoi cercare che ti aspetta. Bruno. Voilà.